Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato a Cuneo, dove ha effettuato un sopralluogo sull'autostrada A33 Asti Cuneo all'altezza dell'interruzione dei lavori. A seguire, il presidente Conte ha avuto una riunione in prefettura con Confindustria a Cuneo. Siamo venuti per risolvere un problema. Abbiamo definito un percorso, adesso abbiamo un percorso ben chiaro da realizzare. I tempi dovrebbero essere anche definiti. C'è la possibilità di iniziare subito, di prendere il cantiere. Questa è un'opera infrastrutturale, è una cosa terribile, voi la conoscete bene perché se siete nel posto, abbiamo un tratto di autostrada che si interrompe da sulla valle. Dal 2012 bloccato un progetto che risale all'inizio del 2000, noi blocchiamo i cantieri dal 2012, non è proprio così, ma ce ne facciamo carico di questa responsabilità, siamo qui per risolvere i problemi. Perché certo che risolviamo i problemi cercando di offrire ai cittadini progetti infrastrutturali che siano realmente utili. Tunnel contro tunnel, niente di tutto questo. Abbiamo rivisto il progetto, abbiamo recuperato un progetto sostenibile anche dal punto di vista ambientale, sostenibile anche dal punto di vista finanziario. Risparmiamo 213 milioni. Che non vanno nella tasca mia, non vanno dei politici, ma recuperiamo a favore dei cittadini. Sono soldi dei cittadini che vanno restituiti ai cittadini. Quindi non solo sblocchiamo i cantieri, ma ci tengo a dirlo, sblocchiamo i cantieri secondo anche un approccio ben diverso rispetto al passato. Nessun regalo ai concessionari. Nessun regalo ai concessionari, qui nessuna proroga ad libitum a piacere negli anni a venire. Si fanno progetti sostenibili, quel che è giusto pagare si paga, ma per il resto non si regala nulla. Quanto vale il lavoro? Guardi, il progetto costava originariamente 900. Mera soddisfazione dopo l'incontro in prefettura del presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola. Oggi buone notizie, hanno capito l'importanza che questa provincia esprime anche da un punto di vista imprenditoriale e industriale. Quindi ci hanno assicurato che nel giro di 5-6 mesi l'opera verrà portata al precipizio in questi giorni, che sarà convocato mi pare per il 20 o per il 21 e poi nel 25. C'era anche il concessionario che si è reso disponibile a iniziare l'opera e tutto l'iter amministrativo, quindi siamo soddisfatti. Il presidente Conte ha sottolineato che verrà sbloccata l'Asti Cuneo e che verranno risparmiati 213 milioni rispetto al progetto precedente.